c'aveva dentro una serie di personaggi che erano il cosiddetto cerchio magico, no? Sono tutti estroschisti. Richard Pear, Wolfowitz, no? Il collaboratore di, come si chiama, di Cinei, no? Il suo più stretto uomo era un altro troschista. Erano tutti praticamente di quella genia lì. Ma perché? Perché appunto è il pensiero troschista, una cosa che abbiamo scoperto studiando da degli americani appunto, che hanno raccontato, e ci hanno dato questa documentazione, sono la parte più radicale del movimento massonico liberale. Sono la componente che vuole gestire il proletariato in funzione della parte più retriva, diciamo, della borghesia, delle parti, diciamo, sono anche teoricamente il punto più avanzato come espressione, e sono abilissimi, come sono stati molto abili quelli di Comunione e Liberazione. Io che ho 65 anni, che abbiamo io e mio fratello abbiamo fatto il famoso 68, vi racconto un particolare, e questo per farvi capire, no, di come anche la Chiesa sia attrezzata, sia organizzata in un determinato modo. Noi partecipavamo a degli incontri con dei lavoratori studenti, e questi lavoratori studenti facevano delle riunioni, c'era un collettivo che piuttosto corposo che partecipava in modo organizzato a questi incontri di questo movimento studentesco serale, diciamo, no? E cosa è successo? A un certo punto ci accorgiamo che questi compagni, tra virgolette, no? Erano molto preparati, ferrati, sapevano Marx a memoria, quasi ti dicevano la pagina, no? Dove avevano letto queste cose. Ma porco Giuda, ma che tale? E mio padre, da vecchia volpe, un giorno mi sono messo a parlare con papà, e papà, che era una vecchia volpe che le ha viste durante la resistenza certe cose, ma tu, imparare Marx a memoria, mi puzza di preti, mi ha detto, la frase esatta. Io ho detto, ma perché dici questo? No, sembrano compagni bravi. Ma no, vagli dietro, mi fa, vagli dietro, vai a fare un po' di riunioni con loro. Sono andato a fare un po' di riunioni, e cosa si scopre? Che finita la riunione, erano le 5:30, tutti intruppati, no? Questi qui partivano con il loro responsabile politico, che era un certo Franco Troiano, e sono partiti e andavano verso Corso Vittorio Emanuele, questa via importante, loro si univano vicino al Duomo, vicino alla statale, all'università statale. Vanno tutti assieme, noi dietro, no? Ci siamo andati. E dove andavano a finire? Alla chiesa di San Carlone, che sta in Corso Vittorio Emanuele, di San Carlo Borromeo praticamente, e andavano a pregare, no? A messa. La cosa straordinaria, lì abbiamo capito subito che c'era un tentativo da parte del Vaticano di entrare nei movimenti, no, che nascevano in quell'epoca, per poterli dirigere, ovviamente per fare gli interessi e farci fare delle battaglie funzionali a quegli interessi. Quindi che l'eterodirezione l'abbiamo proprio vista operare. Franco Troiano è stato uno dei fondatori dell'Hyperion, della famosa finta scuola di lingue che stava a Parigi, a Bruxelles, a Londra, e poi durante il rapimento Moro hanno aperto una succursale a Roma. Guarda caso, dove ci stava Toni Negri, dove ci stavano tutte le BR e tutto il giro, no, di Mario Moretti e compagnia bella. Allora, e c'era, difatti, poi è uscita la notizia, molti anni dopo ovviamente, perché gli americani aprono anche gli archivi ogni tanto, no, ogni 30 anni, tranne per il caso Kennedy, che hanno detto 75, no? Allora, cosa è successo? E viene fuori una notizia, il patto segreto tra gli USA e Don Giussani per fermare l'avanzata del PC in Italia. E quindi quello che avevamo visto noi in gioventù, di questa componente così, che era composta da uomini che allora si chiamavano gioventù studentesca, giovani lavoratori, che era la forma iniziale di Comunione e Liberazione. E poi esce questo articolo con tanto di spiegazione dei servizi americani di questi rapporti che venivano a intercorrere tra questo pretone e compagni belli. Ma cosa succede? Che questa cosa dell'intervento di una componente, che io chiamo la componente ingraiana, in funzione anche di questa particolare componente cattolica, che però con la massoneria ha a che fare, c'è un collegamento,
perché le chiese, le religioni sono state infiltrate anche lì, colonizzate proprio dalla massoneria. La si vede anche da che cosa? Dal fatto che uno dei più grossi personaggi politici che ha chiesto la revisione del Partito Comunista, non, perché c'era da un lato Amendola, no? Dall'altro il Senato Cossutta, ma c'era anche Ingrao che chiedeva espressamente questa revisione. Già nel 1965, Ingrao, questo è un articolo dell'Espresso di Antonio Gambino, che fa una relazione su una battaglia avvenuta dentro il Comitato Centrale del Partito Comunista, che è durata 5 giorni, poi 5 giorni di discussione su delle tematiche, perché c'era questa polemica tra Ingrao e Amendola, ma che era una finta polemica, perché l'elemento di fondo, tutte e due sostenevano che il PC andava revisionato, no? Che bisogna cambiarlo, no? Solo che Ingrao voleva cambiarlo subito, e quell'altro invece diceva Amendola con più gradualità, perché sennò c'era il rischio di non portare tutto il corpo del partito verso opposizione liberale, si sarebbe spaccato, no? I comunisti, cioè, l'avrebbero impedito. E dice Ingrao aveva chiesto in pratica ai suoi compagni di partito di riconoscere che la vecchia tattica del PC, fatta di rivendicazioni indiscriminate ed opposizione generica, pensa te, detto da un comunista, che si diceva comunista, era uno strumento di lotta inefficace, che quindi era necessario formulare un nuovo piano strategico. Se si voleva raggiungere questo risultato, il primo passo da fare immediatamente era di abbandonare la concezione monolitica del PC, cioè il centralismo democratico, che poi non è monolitismo, vuol dire centralismo, cioè si centralizzano le idee collettive, no? Solo attraverso un dibattito ampio in cui ognuno dei militanti si assumesse la responsabilità delle proprie idee, si poteva infatti sperare di portare avanti una reale revisione ideologica. Capito? Questo è Ingrao. E Ingrao, difatti, poi insieme alla Rossanda, questo è il manifesto, dove la troviamo? La sinistra, c'è l'Espresso, che ha una rubrica un po' riservata, io sono uscito tramite internet, sono uscito a beccarla, dice: la sinistra dei conventi, Ingrao, Rossanda e C, a Camaldoli. Difatti vanno regolarmente nei conventi, no? A discutere di politica, di formazione, compagnia bella, con i più noti teorici, no? Della Chiesa, no? E questa cosa ovviamente, addirittura c'è un personaggio che viene come Mario Tronti, che va regolarmente a messa a Roma, si è scoperto, no? Cioè viene da potere operaio Tronti, viene dal giro di Toni Negri, compagni miei. Quindi vedete come la manovra, no, che viene fatta nei confronti dei comunisti è molto estesa, e vedeva tutti d'accordo, dal Vaticano, cioè, c'era proprio una capacità di manovra a tutto campo. Il problema nostro è che per fare politica bisogna conoscere in modo minuzioso queste cose.